Buongiorno, sono Cristina Pianetta, sono socia fondatrice del Comitato Familiari delle Vittime Giuliane, Istriane, Fiumane e Dalmate e oggi sono qui con voi per presentarvi il libro Memoria Negata di Marisa Brugna. Chi è Marisa Brugna? Marisa Brugna è un'esule istriana proveniente da Orsera, cittadina tra Parenzo e Rovigno, che ha lasciato nel 1949 insieme alla sua famiglia a seguito dei tragici eventi che crearono l'esodo giuliano-dalmata. Oggi Marisa vive in Sardegna, è collegata con noi direttamente da Alghero e ci racconterà la genesi delle sue memorie, del suo libro e ci farà conoscere un pezzo di storia che purtroppo è ancora sconosciuto a molti italiani. Ecco Marisa, collegata da Alghero. Buongiorno Marisa. Buongiorno. Come stai? Bene, benissimo. Ecco, grazie. Nonostante tutto quello che ci circonda, io sto benissimo. Grazie Marisa, grazie. Siamo molto contenti di averti con noi. Anche Marisa è socia fondatrice del nostro comitato. È una testimone di prima generazione dell'esodo giuliano-dalmata. Ed è qui per raccontarci le sue memorie che ha raccolto nel libro Memoria Negata, un libro che è stato scritto con tanto passione, con tanto cuore per ridare dignità a una storia dimenticata. Allora Marisa, raccontaci com'è nata l'idea di scrivere questo libro? Io ero molto brava a scrivere insieme a scuola, ma non avrei mai pensato che nella mia vita sarebbe giunto questo momento. Vivevo un momento di pieno sconvolgimento anche a scuola, quando vedevo delle ingiustizie compiute dai bambini, quando negavano l'evidenza, quindi facevo dei processi e è arrivato il giorno in cui mi sono messa proprio a nudo dicendo, vedendo scene di disprezzo, di arroganza, dicendo che ero stata una bambina profuga. Poi, il giorno che ho concepito il libro, un collega, a un certo punto durante una discussione, mi ha detto la frase: ah, ma tu sei in Fertiglia. Io ho vissuto qualche mese, vivevo poi ad Alghero in quel periodo. Dico gli slavi. Potete immaginare, mi sono irrigidita, ho strozzato gli occhi, che significa? Slavi della Jugoslavia. Ho detto, no, spiegami adesso questo concetto, slavi della Jugoslavia. Ho detto, io se permetti sono più italiana di te, più italiana. Sono stati miei due volte, perché hanno scelto proprio, essendo italiani, di rimanere per sempre. E basta. E quindi dice, però sei diventata maestra. Ho detto sì, io ho compiuto una fuga per diventare maestra. Ma come mai i tuoi non volevano farti studiare? E ho detto, ma vivevamo in un campo profughi, c'era tanta miseria. Basta, è finito tutto lì. Due giorni dopo, questo che era anche professore, è venuto in classe mia per fare attività di letture animate, quindi mi ha detto che lui scriveva libri, che conosceva un editore, dice facciamo un libricino su questo fatto che tu sei scappata per venire a scuola, non per fuggire dalla scuola. E ho detto, ma io ho vissuto 10 anni in campo profughi, quello che mi ha spinto a quella fuga quando ho capito che mi veniva negato il diritto allo studio, ho detto, è stato scaturito da altri fatti brutti che mi erano successi. E allora lui mi ha spronato, dice, fai un riassunto. Era commosso, è impallidito quando ha sentito che io avevo vissuto oltre un decennio in un campo profughi. Nessuno aveva idea, vedendomi lì assennata, insegnante, serena. E mi ha detto, dai, racconta i fatti e vediamo. E quindi l'editore dice, no, un libricino per bambini, no. Qui c'è un romanzo di storia vera. Dice, si rimetta su quella barca, sarà molto doloroso. Dice, non so se lo pubblicherò io, però vale la pena. E niente, poi il libro è stato patrocinato dal Comune di Alghero e quindi ha visto la luce. È iniziata questa avventura. Come è stato accolto il libro quando tu hai cominciato a presentarlo? Prima ad Alghero e
e poi dopo sappiamo anche nel resto d'Italia. È stato accolto benissimo, benissimo, consensi ampi. La presentazione è stata qualcosa di eccezionale, addirittura non era mai avvenuto che ci fosse tanta gente alla presentazione del libro. Erano usciti già degli articoli sulla Nuova Sardegna, appunto, che parlavano di questo, di questa presentazione. È intervenuto il sindaco, tanta affluenza, nonostante in quel giorno ci fosse la sfilata di carnevale per le vie di Alghero, tanto che la gente ha detto avrebbero potuto mettere degli altoparlanti all'esterno. E subito dopo il libro è andato nelle scuole. Andato nelle scuole, ho iniziato a fare le prime conferenze ad Alghero e poi negli anni seguenti tutta la Sardegna, in lungo e in largo. Poi io e Memoria Negata abbiamo preso aerei, abbiamo sorvolato il mare, quindi Torino, Padova, Sicilia. Sicilia Caltanissetta, il giorno del ricordo, il primo anno, nel 2015, una platea di 15 persone, un convegno importantissimo. Io ho parlato, sono stata l'ottava a parlare e temevo che non sarei riuscita ad attirare la platea. Invece ho avuto una standing ovation con le persone in divisa, i graduati in prima fila che trattenevano a stento le lacrime. Siamo stati in Puglia, siamo stati in Svizzera, invitati già due volte anche l'anno scorso, oggi ero proprio a Lugano, invitato dai circoli sardi, siamo stati un po' ovunque. Non dimentichiamo Reggio Emilia, no? Anche la presentazione che è stata fatta a Reggio Emilia l'anno scorso, vero? Sì, sì. In cui ci siamo conosciute. Ecco, entriamo un po' negli aspetti più storici delle tue memorie, no? Raccontaci quali sono state le condizioni che hanno determinato l'esodo della popolazione istriana, giuliana, dalmata, in generale e in particolare quella della tua famiglia. Quali sono state queste condizioni storiche che hanno portato a questo tragico evento che noi chiamiamo esodo? Sì, essendo nata io proprio il 24 dicembre del 42, essendo piccola negli anni in cui c'era il conflitto mondiale, non ho ricordi brutti della guerra, però ovviamente poi crescendo già in campo profughi a Marina di Carrara, studentessa, ho guardato nell'Atlante storico, visto che l'Istria era stata la decima regio, Ho visto che c'era una storia dietro, quindi ho approfondito. E lì, e piano piano, sono tornata al mio vivere lì, quando vivevo serena, giocavo ai quattro cantoni, a Orsera, a scartossare le noselle. E poi gli anni in cui invece andavo a cercare le mie amichette, trovavo case vuote, oppure da quegli usci uscivano delle persone che io non conoscevo, che avevano anche sembianze, indossavano un abbigliamento diverso, che mi cacciavano via, via piccola italiana, mi cacciavano via. A casa si viveva male, il paese si era svuotato, nessuno cantava nelle osterie, per strada nessuno si fermava, e noi eravamo ancora là, il paese si era svuotato, 45, 46, 47, erano andati via i possidenti, poi tutti, poi quasi tutti, e noi invece eravamo ancora là. Però la sera a casa mia si viveva male, male. Io quasi avevo paura del mio papà, con cui avevo un rapporto particolare, lo osannavo. E niente, quando lui rientrava dai campi al buio, arrivava in cucina e succedeva il finimondo. Mamma appendeva la fotografia di Tito, la fotografia cartacea, era d'obbligo. Eravamo già negli anni 47, 48, la pace era già stata sancita, però da sera erano già sparite, 13 uomini erano spariti. Quindi,
Papà gettava per terra con rabbia questa fotografia nei suoi occhi. Sì, c'era rabbia, c'era odio. Bestemmiava in croato contro il Boga e alzava il pugno contro la mamma che si faceva piccola e cercava di tacitarlo perché diceva: sta zitto, che vuole essere qualche un fuori ad ascoltare. E si sa che questi fatti, quando hai un nuovo padrone, c'è sempre qualcuno che prima ti è stato amico, che magari ti invidia ora perché tu da niente stai diventando un piccolo possidente e vuole farsi amico il nuovo padrone per avere degli incarichi, per sentirsi importante. E quindi senz'altro qualcuno lo ha segnalato e una sera il carro tirato dai muli si è fermato davanti all'uscio di casa, ma papà non è entrato in cucina. La mamma pianto, si è vestita per 2 o 3 giorni a lutto, significava che la notte l'aveva portata via anche lui, era sparito. Fortunatamente un cugino della mamma ha liberato il papà che è tornato a casa. Però ha saputo proprio dopo alcuni giorni, quindi nell'agosto del 48, mia sorella aveva compiuto 15 anni e lui aveva già visto il suo nome segnato tra coloro che erano obbligati al lavoro volontario. Sarebbe stata prelevata, portata a vivere nella promiscuità, avrebbe indossato abiti militareschi, bustina e stella rossa e sarebbe tornata a casa come una compagna comunista andando a Lugaritz. E quella è stata la scintilla che ha fatto sì che papà arrivasse al punto di pensare che fosse l'ora di abbandonare tutto ciò che aveva costruito col suo sudore. Non poteva rinunciare al suo passato, all'italianità dei suoi avi, e accettare ancora che gli portassero via metà del raccolto, non poter dialogare in dialetto, essere schiavo a casa sua, dover dare dei prosciutti anche appesi, cioè non era più padrone di niente, ma soprattutto non voleva cedere le figlie, perché una aveva già 15 anni e poi sarebbe toccato anche a me frequentare la scuola croata. Ho perso il primo anno perché, non avendo compiuto i 7 anni previsti da Tito, prescritti da Tito per iniziare la prima elementare, non frequentavo la scuola. E allora papà ha fatto la domanda di opzioni. Ha ricevuto i 3 etti di chiodi che toccavano a tutti, ha iniziato a imballare i mobili, aspettando il visto, e nel febbraio del 49 siamo andati. Ecco, febbraio del 49 è una data importante perché mentre nel resto d'Italia si festeggiava la fine della guerra e la nascita della democrazia e con la speranza di una nuova vita più abbondante, più felice, in quel piccolo angolo del nord-est in Istria, e non solo in Istria ma anche in tutta la Venezia Giulia e Dalmazia, si scatenava l'inferno per la popolazione italiana, vessata al punto tale da essere costretta ad abbandonare le proprie terre, le proprie case, una popolazione che viveva in quelle terre da sempre, non c'era mai andata. Gli istriani, i giuliani non erano mai andati in quelle terre, c'erano stati da sempre, e costretti ad andarsene a causa delle vessazioni. E non solo delle vessazioni, di qualcosa di molto più grave. Sappiamo delle foibe, siamo venute a conoscenza in seguito delle foibe, che sono state un elemento scatenante per la popolazione italiana. La paura di finire infoibato è stato uno degli elementi scatenanti dell'esodo istriano-giuliano-dalmata. Si parlava di uguaglianza, di fratellanza predicata da questo nuovo padrone che intanto però ti schiacciava e intanto infoibava. Quindi la verità era tutta, la verità vissuta sulla nostra pelle era completamente diversa da quello che si prospettava, da quel paradiso socialista che veniva promesso a chi si sarebbe adattato a questo nuovo liberatore. Partite nel 49, lasciato Orsera nel 49, arrivate in Italia, prima Trieste, centro di smistamento,
di tutti gli esuli. E poi... sono partita felicissima, perché io da mesi, da anni sentivo dire il Greco è andato in Italia, il Crasti è andato in Italia, il Benussi è andato in Italia, tutte famiglie che vivevano lì vicino. Questa Italia, quindi ecco che arriva il giorno, finalmente anche noi andiamo in Italia. Quindi ero felicissima nel mio primo viaggio e sono partita felice, ho lasciato la nonna lì, la ricordo ancora questa immagine, tutta vestita di nero, e stringeva lo scialle forte al suo petto e piangeva, andava via l'unica figlia femmina, restavano due figli maschi, però... E l'ho lasciata felice però di andare via, inconsapevole di essere io stessa protagonista di una tragedia. E, però sulla barca è calato il silenzio subito appena si è staccato. Quel silenzio che perdura ancora oggi su queste tragedie, su questi esseri umani che sono state vittime di ingiustizie, che niente avrebbero voluto se non rimanere nelle proprie terre, vivere serenamente, perché tutti avevano di che vivere, di che, con cui proseguire. E stavano in piedi i miei abbracciati, le loro lacrime erano molto silenziose. Sono stati in piedi a lungo, mentre l'orsera diventava sempre più piccola. E duole sapere che non l'hanno più rivisto. E com'è stato l'arrivo in Italia? Come siete stati accolti? Beh, Trieste è meravigliosa con la sua magnificenza, per me è tutto grande, strade, palazzi, finestre, cancelli, tutto bello, Piazza dell'Unità. E quindi sì, che bello, mi sentivo quasi una principessa e invece mi sono ritrovata nella promiscuità del Silos. Via vai di persone, odori nauseabondi che venivano, ho saputo poi dai piani superiori dove da anni vivevano persone che magari cercavano di sistemarsi a Trieste. E niente, ci dettero dei paglierici, dei cavalletti, paglierici con le foglie di Gran Turco, però lì, a un certo punto mi colpì un'immagine, mi bloccò nel mio correre, la bambina che cercava il divertimento anche in mezzo a quella sofferenza tangibile, palpabile, che io però non riuscivo a cogliere di tutti questi esuli, e saltellavo tra i fagotti, tra i caratelli, tra qualche prosciutto, qualche bottiglione di vino, e a un certo punto un'immagine mi bloccò. Il mio papà stava fermo, seduto su una delle due valigie di legno che aveva costruito lui, dove c'era tutta la sua vita, tutto ciò che possedeva ormai. E, era fermo, le ginocchia, i gomiti puntati sulle ginocchia e le dita che cercavano di penetrare nel cranio, immobile. E, quindi avvisai la mamma, ma che cos'ha papà? Perché io l'avevo visto fermo sulla tavola quando si mangiava. Per il resto, sempre a lavoro, sempre mille attività da fare. E il suo motto era movemus e che il sole rimane alle ore. Cioè, bisognava lavorare finché c'era un filo di luce e sfruttare la luminosità per essere attivi. E da grande, quando inizierò a sentir serpeggiare le mie radici e questa voglia, questa fierezza di volerle ostentare per dare onore all'eroismo dei miei e di tutta la nostra gente, e da grande lui mi dirà che proprio nella disperazione più completa, assoluta, perché aveva saputo che l'Italia non ci voleva. Lui credeva, avendo fatto questa scelta, prima di tutto di libertà per se stesso e per noi, per sfuggire a quelle foibe, perché senz'altro continuando a imbarcare contro Tito, senz'altro avrebbe fatto una brutta fine. Era riuscito a scampare una volta, ma non credo che la volta successiva sarebbe andata così bene.
L'Italia non ci voleva, aveva saputo che in Toscana a Venezia non aveva potuto attraccare, aveva saputo del treno di Genova dove i sindacalisti comunisti avevano preferito gettare il latte sul binario anziché farlo offrire ai bambini, alle donne. Aveva saputo soprattutto che ci avrebbero smistato in 100 e più campi profughi sparpagliati in tutta Italia, soprattutto anche in Sicilia, in Sardegna, in Puglia, cioè lontani, lontani. E sua sorella con la famiglia era già in Italia, era già in Toscana e si sarebbero rivisti, si sarebbero ritrovati. Dove saremmo andati a finire noi? E non aveva niente, niente. C'era cosa avvenne, Marisa? Non aveva casa, non aveva lavoro e pensava solo a comprare una rivoltella e fare una strage, uccidere noi, la moglie e se stesso. Poi preparò un giaciglio, cercò un angolo riparato e per trascorrere la prima notte di un esilio che non terminò mai. Certo. E cosa avvenne dopo la tappa di Trieste? Andammo per 4 mesi nel campo profughi di Latina, che era, sorgeva tra le macerie di una vecchia caserma, e noi avevamo una stanza in una sorta di tendone da circo, le pareti erano proprio plastificate, eccetera. E niente, io lì capii subito di essere diversa. Guardavo un accampamento di zingari fuori e mi identificavo con loro perché non avevo più i miei vestiti, perché mi dovevo mettere in fila con la mamma ad aspettare un po' di cibo anche nei barattoli, nelle gammelle. E non era il vivere in una casa. E una volta volli giocare con una bambina e la mamma la strappò via guardandomi come se avessi chissà quale malattia o venissi o fossi chissà chi, venuta da chissà dove. Cioè non ho più dimenticato, e questo anche che dicevo ai bambini, ai miei alunni, non occorre dare pugni, si possono offendere le persone con le parole, anche con un gesto. Certo. Un gesto dispregiativo, certo. Offensivo, un gesto che ti condanna senza sapere che colpe hai, e si può fare molto male, molto, molto. Io non l'ho più dimenticato quel gesto di questa donna che stratona a sua figlia allontanandola da me. Poi da là papà chiese di andare nel campo di Marina di Carrara proprio perché c'era la sorella con il suo nucleo familiare, e poi perché era vicino al triangolo industriale, Genova, Milano, Torino, quindi prospettive di lavoro, e il lavoro era quello che si cercava per riprendere a vivere. Nel campo profughi di Marina di Carrara siete rimasti 10 anni, 10 anni sono tanti. Sì. Tu sei... Avevo 6 anni e mezzo. Quando ho varcato quel cancello, sì. Era un grande campo. Entrai fiduciosa perché scendevo alla fermata Paradiso, quindi senz'altro sarei andata in un luogo migliore di quello di Latina, e poi il Paradiso, insomma. Suonava bene. In sé aveva già luminosità, leggerezza, bellezza, tutto ottimo. Ma non fu un paradiso per te? Il campo profughi di Marina di Carrara non fu, a dispetto del nome, non fu per niente un paradiso. Eh no, c'è un reticolato intanto, noto questo reticolato. Io sono una bambina molto gracile, magra, piccola, 6 anni e mezzo. Il reticolato è alto, ma soprattutto è lungo, lungo prima di arrivare al cancello. Intanto si intravedono dentro, tra i pini, degli edifici molto grandi. Quindi varchiamo il cancello, sopra c'è il centro raccolta profughi e sotto la sigla CRT. E papà presenta i documenti a un poliziotto che è lì nella guardiola, e quel poliziotto io lo vedrò per 10 anni. Lunghi anni. Per 10 anni. Com'è stata la vita in campo? La vita in campo, allora all'inizio
ci si sono avvicinati soprattutto persone di Orsera che chiedevano: ma come vi hanno trattato? La mia casa, chi c'è nella mia casa? E la mia barca esiste ancora? In bottega, nella mia bottega, cosa hanno fatto? E nelle chiese? Le chiese le rispettano o ballano ancora? Mille domande. Chiaro, i miei invece dicevano: ma qua come si vive? Com'è la vita qua dentro? Com'è la vita? Ci dettero una stanzina di pochi metri quadri, da una parte c'erano un tratto di pareti e poi sopra le coperte. E lì iniziai a crescere e inizialmente stetti anche bene, devo dire la verità, ero una bambina e amavo il gioco, ero molto vivace, mi chiamavano amore matto, cioè il maschiaccio, mi arrampicavo sugli alberi, facevo la lotta con i maschi, mi ferivo, non tornavo a casa, ecco, questa mi tornava a casa, in questa stanza box, non tornavo. Perché mi avrebbero punito, perché mi avrebbero detto: tu cosa hai combinato se qualcuno mi avesse picchiato? Quindi all'inizio sì. Poi iniziai a prendere confidenza con la morte, perché quei vecchi che prima ti dicevano: mamma mia quanto sei magra, mamma mia piccia mia, mettiti un sasso di scarsella, se no il vento ti porterà via. Ecco, quei vecchi piano piano, uno alla volta, iniziarono a morire. Si lasciavano morire di crepacuore, ancora caldi delle loro intimità, del suono delle loro campane, rinunciarono alla vita. E poi invece vidi la morte dei giovani, perché iniziò a dilagare la tubercolosi e fece strage, anche la figlia del mio santo, cioè il padrino di battesimo, perse la vita lì a 15 anni. Quindi noi bambini venivamo mandati nei preventori in montagna per respirare aria buona, per mangiare un po' di più. Anche lì partì contenta, un altro viaggio in mezzo alla neve, tutto mi entusiasmava. Io amavo già la lettura, andavo a scuola, amavo la lettura, con la lettura mi si aprivano nuovi orizzonti, fantasticavo, sognavo. E andare a Cima Soppada era qualcosa di nuovo, lasciare quel campo, quel reticolato, quella guardia, quelle coperte, quelle ristrettezze. Invece fu una brutta esperienza per me, al di là della bellezza paradisiaca dei posti, che ancora ricordo e che mi salvarono, ci fu un incontro brutto con la direttrice di questa villa Rita, dove veniva ospitato questo piccolo gruppo di bambini che provenivano da Marina di Carrara, poi si alternavano di anno in anno dai vari campi profughi, appunto venivano mandati i bambini lassù, e questa signorina non era una persona sana, aveva dei bambini che preferiva e li trattava da principini, però aveva bisogno di scaricare il suo sadismo, perché era una persona sadica, e quindi ci voleva qualcuno che facesse da capo espiatorio. Io, essendo molto amica della maestra, perché ero la più brava, scatenai questo sadismo che si riversò su di me. Persi appetito, iniziai a avere conati di vomito. Oggi so che non erano capricci di una bambina profuga, perché quando poi mi taglierò il dito, mi dirà: voi profughi venite solo a portare guai. Perché c'era stato già un caso precedente in un altro istituto con una maestra profuga che aveva chiamato un'ispezione, quindi lei era stata esonerata dalla direzione. Quindi contro i profughi lei ce l'aveva proprio a morte. E so che invece ero malato di anoressia, perché scrivevo a mia mamma di venire a prendermi e invece lei strappava le mie lettere e mi faceva scrivere tutt'altro. Pretendeva di essere chiamata mamma e io mi sentii veramente abbandonata da mia mamma.
e mi rinchiudeva nel pollaio col piatto che ne usufruivano le galline. Avevo di nuovo una rete davanti, un reticolato davanti, però c'era la montagna che diventò il mio gigante buono. Poi mi costrinse assieme all'amica in mezzo alla neve a segare tanta legna e, ridendo e scherzando, la sega si allentò e finì sul mio dito e mi procurò questa cicatrice. La carne era tutta aperta, si vedeva l'osso. Non chiamò neanche il medico, quindi non mi fu messo neanche un punto di sutura e lì, proprio in quel frangente, con disprezzo, mi disse: voi profughi siete venuti solo a portare guai. Poi una grande offesa da cui sono guarita proprio scrivendo tra le lacrime memoria negata, fu quella di dover mangiare la minestra di lenticchie che avevo già vomitato nel piatto. Oggi posso dire che buone che sono le lenticchie, però... intanto la mia nonna era morta, mia mamma venne per vedere se volessi fare ancora un altro anno lì. Non raccontai la verità a mia mamma perché in quel frangente non poteva portarmi via, dovevo finire quell'anno di assistenza. E la nonna era vestita a lutto e mi disse che era morta quella, la nonna Maria. Mi rifiutai di soffrire in quel momento, di piangere. La mamma mi rimproverò, non sapeva però che io lì vivevo in un inferno. E quando tornai in campo sentì la necessità dell'affetto di una persona anziana. Mi affezionai a un signore che si dedicava, un sinistrato, si dedicava a un gruppo di noi bambine, ci raccontava fatti di guerra, ci faceva fare le capriole, ma mi regalava carezze moleste. Quando papà lo seppe fu l'unico a denunciarlo, quindi subì un processo. E non ottenemmo giustizia e questo fece sì che quella mia infanzia spensierata, questi due fatti, fece sì che quella mia infanzia cambiasse, cessasse e cominciò a penetrare in me un malcontento che mi modificò nel carattere, nella mia espansività e poi in quinta elementare, ecco, proprio perché amavo la lettura e quel mio papà che mi parlava per metafore, con saggezza, invece non sapeva leggere perché amava la campagna, scappava da scuola ed era rimasto analfabeta, io avevo iniziato a cullare un sogno che un giorno sarei diventata maestra per insegnare a tutti i bambini a leggere, perché era la cosa più bella, perché mi portavo questa salvezza negli anni che trascorrevo lì, che passavano, che rotolavano via. La lettura era stata la mia salvezza. E in quinta elementare, però, non potevo andare a prendere lezioni private per sostenere l'esame d'ammissione. Avevo a fianco una bambina ricca, che frequentavo fuori, la quale fu il cumulo giusto, pur essendo cattiva, facendomi del male. Aveva anche lei espresso il desiderio, aveva voluto anche lei sostenere questo esame per diventare maestra. Quindi io diventerò maestra e tu no. Io sono ricca e tu sei profuga. E allora, 15 giorni prima che si espletasse l'esame, mi nascosi tra i cespugli dove giocavo, dove avevo messo a frutto tanta creatività, costruendo tesori, giocando con le amiche, e piansi tanto, poi invece capì che mi veniva negato un diritto proprio a causa di quella profuganza, di quella povertà. Però papà e mamma parlavano della loro casa, parlavano delle loro campagne, quindi io sapevo che non ero nata povera, sapevo che c'era del bene materiale anche in quello che avevano lasciato Orseva. C'era una ricchezza a cui avevano rinunciato. Certo. E non era giusto che io, brava,
non potessi sostenere quell'esame, che invece sarebbe stato permesso a quella mica rincamà piuttosto asinella. Quindi alzai le spalle e mi investì di fierezza, veramente. Fu la prima volta in cui questa fierezza di essere profuga. Ma profuga perché? Perché mio papà aveva voluto che fossimo liberi, ma quella libertà era chiusa da un reticolato, la vivevamo tra le coperte. E scappai, attraversai tutta la passerella e andai a casa della signorina che dava lezioni private a questa compagna di banco. E lei disse, piangendo, perché non posso studiare, perché non posso diventare maestro? E il cielo vuole che fossi la persona giusta, colse questa mia sfida, questo fuoco di giustizia che mi bruciava dentro, e vedendo, mi fece svolgere un tema, eseguire un problema, vedendo le mie capacità, mi aiutò gratuitamente, e tutti e due vincemmo, superammo quella sfida. Su. Bene. Marisa, adesso sì, forse possiamo continuare? Possiamo continuare, allora la registrazione può continuare. Marisa, arriviamo quindi a quello che è stato il tuo riscatto sociale, no? Il tuo desiderio di studiare, di diventare maestra, che poi ti ha portato ad avere il tuo riscatto personale, sociale e umano. Ecco, la tua vita poi si è spostata in Sardegna, perché dopo 10 anni di vita al campo finalmente si aprì la possibilità di un'opportunità di lavoro continuativo, fisso e continuativo per il papà, la possibilità di avere un'abitazione per la famiglia e quindi non un pezzo di magazzino diviso da coperte di lana e condiviso con altre persone, e per cui tutta la famiglia si trasferì in Sardegna. L'arrivo in Sardegna e il raggiungimento dell'obiettivo personale tanto agognato, quello di sostenere l'esame di maturità per diventare maestra. Ecco, raccontaci il tuo riscatto sociale e umano. Devo premettere che gli ultimi anni nel campo sono stati pesanti per me. Allora, frequentavo la scuola, iniziai le medie, poi già le magistrali, e la scuola era un santuario per me. Io pendevo dalle labbra degli insegnanti che mi arricchivano di istruzione, e finché ero tra le pareti scolastiche non esisteva più niente, non esisteva per reticolato, non esisteva il poliziotto, le coperte, niente. Però vivevo male, come ho detto prima, avevo visto che noi avevamo una storia alle spalle, quindi vedere queste persone umili, derise, offese, gli sputi a mio papà, sporco, profugo, mi suscitava tanta rabbia, e avevo bisogno di sfogarmi. Quindi arrivai anche a commettere piccoli furti, a rubare frutta. C'era in me questa voglia di essere cattiva, di scaricare questo disagio tremendo in cui vivevo, tanto brava, piena di creanza, perché papà sempre mi raccomando, devi dimostrare. E poi questa frase, papà che ripeteva continuamente, mi raccomando, ti devi avere buona creanza. Dovemmo dimostrare che siamo brava gente. Noi, crescendo, io capì, noi, voi, col sacrificio che avete fatto, voi dovete dimostrare ai nostri connazionali che siete brava gente, che io, bambina profuga che sta crescendo in un campo profughi, ragazzina, adolescente, devo dimostrare agli altri che sono una brava persona. Sono gli altri. Come diceva mio papà, se gli italiani sapessero ciò che abbiamo fatto, dovrebbero togliersi il cappello davanti a noi. Prima non capivo perché gli altri benestanti che vivevano nelle villette esterne al campo
avrebbero dovuto inchinarsi davanti a un povero contadino analfabeta. Invece poi prendevo coscienza, sapendo che in Istria, che l'Istria era stata sotto i Romani e c'erano stati i Bizantini, che tutta l'Istria, Fiume e la Dalmazia erano pieni di leoni di San Marco, che Tito ha cercato di buttare giù, di scalpellare, ma erano talmente tanti e poi ha desistito, che c'era della storia, c'era della signorilità, c'era emancipazione, c'era civiltà, c'erano resti archeologici che parlavano di questa storia che ci aveva impregnato. E ci sono ancora, Marisa. Nel nostro DNA c'era questo, c'era cultura. E ci sono ancora, Marisa, questi resti ancora oggi. Ci sono ancora, ne parleranno sempre. Qualunque cosa venga detta, qualunque cosa venga negata, quelle pietre parleranno per noi, sempre, certo. Sempre. E parlano italiano. E parlano italiano. Vivevo male, scaricavo questo mio disagio, questa rabbia con la mamma, che era la persona più buona, più generosa. Col papà, il papà aveva un carisma particolare, non mi ha mai picchiato, però bastava un'occhiata e se esageravo con lui mi trattenevo. Con la mamma no, povera donna. Arrivai al punto, lei che andava a servire mi portava la sua fettina cioè nel recipetto per farmi mangiare un po' di carne. Un giorno che avevo visto su una bancherella una penna stilografica bella, quel pennino lucente, dorato, quindi avevo chiesto che me la comprasse e come risposta la solita tiritera: non potremmo, siamo poveri, siamo profughi. E lì mi ero proprio ribellata, avevo avuto un attacco isterico, mi ero gettata a terra rigida e poi praticamente avevo bestemmiato, avevo detto a mia mamma urlando: lo dirò a tutti che non mi dai neanche da mangiare. Ecco i danni di vivere male, di sapere che la verità è una e invece le credenze degli altri sono altri, i giudizi degli altri è tutt'altro, il giudizio degli altri è tutt'altro. Niente, poi le cose per papà andarono storte, voleva anche trovare lavoro a Genova, fermò il cardinale Siri per strada, fermò il prefetto, fu portato anche in guardia, voleva un lavoro per riuscire a portarci fuori da quel campo profondo. Poi un giorno tornò lì il mio padrino, quello a cui era morta la figlia, che nel frattempo si era trasferito in Sardegna, perché arrivavano le circolari di venire a Fertiglia, dove era stata ripresa la costruzione, dove era in atto anche una bonifica agraria, e quindi erano stati assegnati dei lotti, 4 ettari, e più c'era una casetta in costruzione in una borgata chiamata Maristella. E ovviamente i migliori erano già stati assegnati, però ce n'era ancora qualcuno libero, non del tutto produttivo. E il mio santo Bruno venne un giorno a Marina di Carrara a portare un fiore sulla tomba di quella figlia che gli era stata rubata dalla tubercolosi. E si incontrò con papà e quindi gli disse: no dai compare, vieni in Sardegna che dai, sei ancora qualche lotto libero, non il miglior, però sai, sarà un po' come avere la nostra campagna, ci daranno questa casetta e forse potremo anche riscattarlo. Quindi e papà, preso dalla disperazione, nel febbraio del 1959 venne qua, ottenne questo podere che aveva un ettaro quasi pietroso, però si mise subito all'opera a fotare, lo rese produttivo. E finita la seconda magistrale, in giugno del 1959, venne a prenderci. E io oltrepassai per l'ultima volta quel cancello del CRP di Marina di Carrara. Avevo 16 anni e mezzo. Arrivai in Sardegna nel luglio del 59 e era tutto luminoso, tutto giallo, e capivo che quella Sardegna, quest'isola così lontana, così tenuta, così
bistrattata, giudicata male, invece sarebbe stato il mio futuro. In Sardegna avrei trovato veramente la libertà, perché questa Sardegna che navigava in mezzo al mare non mi avrebbe isolato come mi isolava quel reticolato in cui io potevo vivere dentro, ma quel cancello che non fu neanche oltrepassato dall'insegnante di matematica quando mi veniva a prendere con la sua macchina se c'era sciopero dei mezzi pubblici per non farmi perdere la lezione. Non mi fu mai permesso di oltrepassare il cancello. Grandissima frustrazione per me. E lì significava proprio che a te era permesso vivere dentro. Non avevi altro. L'Italia ti ospitava in quel modo. La madre patria ti dava quello, in cambio di tutte le tue proprietà. Fuori c'era una persona normale. I diversi eravamo noi. I diversi eravamo noi. Quindi arrivai qua e appunto vissi qualche mese a Fertiglia, nel Palazzo Doria, che aveva già ospitato tanti esuli. Fertiglia era quasi ultimata, vivevano qui già da 10 anni, si erano ben integrati ormai gli esuli come gli algheresi, anzi erano gli algheresi i sardi che parlavano il dialetto, perché i nostri erano la maggioranza. E io invidio quelli che le amiche che oggi ho, che sono venute qui direttamente senza vivere tanti anni nei campi profughi, perché sono stati liberi. Io ho conosciuto la libertà qui, quella di Marina di Carrara era una sorta di prigione, quasi prigionia, sì. Quasi prigionia, perché ti rendeva diversa, vivere lì dentro ti rendeva diversa. E ti esponeva a giudizi, anche prendere l'autobus e scendere alla fermata a Paradiso assieme ai turisti, tu eri diversa nei connotati, nell'abbigliamento, nella postura, e bastavano certi sguardi. Nessuno ci ha mai offeso, però bastava uno sguardo indagatore, uno sguardo, vedendo anche mia sorella, che era una bellissima ragazza, quindi uno sguardo che faceva presagire certi pensieri non del tutto positivi, perché eravamo emancipate, eravamo belle ragazze, quindi per questo subivamo certi giudizi, certi sguardi, anche famelici. E, tanto che alle volte si scendeva una fermata prima, proprio per non sottostare a questi sguardi brutti. Sono tutte cose che hanno pesato, hanno inciso profondamente. E, niente, qui ho frequentato poi le ultime due magistrali, mi sono diplomato a Sassari nel luglio del 1961, a ottobre ha avuto inizio il concorso, quindi ho fatto lo scritto. E in aprile del 62 ho sostenuto l'orale, ho superato il concorso e il 1 ottobre del 1962 ho preso servizio come insegnante in una sede molto distante da qua, quasi nel cuore della Sardegna, ad Aneva. E lì, dopo 15 giorni, è arrivato un professore di Alghero. Mi ero antipatico all'inizio, più grande di me, eccetera. Invece piano piano, proprio con la sua simpatia, il suo... era ricco di umore, eccetera. E mi ha conquistato. E poi Galeotto è stato il ballo. A me piaceva il ballo. Ecco, un ricordo bello che ho di Orsera, bello, bello, che custodisco nel cuore, è un giro di valzer. Con mio papà torno al tavolo in cucina mentre lui fischietta un'operetta e balliamo il valzer. E lo tengo caro perché mi riporta in quella casa, ma nel contempo riporta un altro ricordo, un'altra mia
richiesta che ho fatto a papà da grande, già sposata, con figli, mentre si faceva la barba, ero a casa sua, qui a Maristella, e lui non fischiettava come faceva mio marito. Allora, ricordando quel giro di valzer, gli dissi, ma papà, non ti fischietti, ti fai la barba. Gli si sono inumiditi gli occhi, ha deglutito più volte e mi ha detto, non mi riempi, Ciamina, mi si ferma qua. Si sono spenti per sempre i suoi fischietti. Ci sono tanti modi di morire, di portare un dolore per sempre, anche se la vita poi ti dà l'opportunità di sopravvivere, di andare avanti, di crearti un gruzzo anche da lasciare alle figlie. Però la tua vita è stata sradicata con violenza. Tu hai dovuto ingoiare un groppo dopo l'altro. E quindi, tornando, ecco, ho iniziato a insegnare, e mi sono sposata, ho avuto 3 figli, ho vissuto tanti anni ad Alghero, e poi mio marito ha voluto che tornassimo a farci una villetta qui, dove era questa zona pietrosa che papà non era riuscito a rendere produttiva. Quindi sono tornata a vivere a Maristella. Purtroppo poi sono rimasta vedova, però poi sono andata in pensione e appunto c'era questa richiesta di raccontare queste vicende, perché si iniziava sempre più a parlare di foibe, si iniziava a sentire che sarebbe forse stato istituito il giorno del ricordo, e dopo aver perso mesi in tutta umiltà, perché pensare di scrivere un libro, ma poi tra lacrime e rabbia e fierezza sono venuta giù come un fiume in piena e ho narrato per portare a galla, per tenere viva la memoria, perché ho sentito che era un dovere, se no sarebbe finito tutto. Con la morte dei testimoni sarebbe finito tutto. Era già stato non un velo gettato sopra le nostre vicende, ma una coltre molto, molto spessa, e si lasciava che sotto questa nostra verità languisse lì, oppure venisse giudicata, colorata con i vari colori politici. Certo. Quindi bistrattata. No. Allora, chi era suo malgrado stato protagonista di infoibamenti in famiglia, chi suo malgrado era stato protagonista dell'esodo, doveva far sapere la verità. A costo di portare a galla certi scheletri, certi dolori che restavano lì sopiti. Certo. È un dovere. Certo. È un dovere diventare dei testimoni storici, è storia, ed è bene che tutti lo sappiano. E io ho un'immensa gratitudine per gli insegnanti, perché in questi anni proprio ho ricevuto tanti inviti dagli insegnanti che vogliono colmare la propria preparazione, perché dicono, noi abbiamo una lacuna, ci siamo laureati con questa lacuna storica, e poi vogliono offrire elementi di giudizio ai propri alunni, per avere opportunità di giudizio. La verità non sta solo dalla parte di chi ha vinto, come la racconta chi ha vinto. Certo. La verità sta da chi è stato vinto, da chi ha subito, certo, pur non avendo colpe. Marisa, sei stata un fiume in piena, una testimonianza bellissima che mi ha toccato veramente il cuore. E io ti ringrazio tanto per il tempo che ci hai dedicato, per la forza di volontà con cui continui a testimoniare la tua tragedia personale all'interno della macro tragedia dell'esodo del popolo istriano giuliano dalmata. E giustamente, come hai detto tu, è importante far conoscere la verità, perché è solo attraverso la verità che si può ottenere giustizia. Giustizia, sì. E io concluderei proprio con queste parole. L'ideale sarebbe anche che ci venisse chiesto perdono.
Si arriverà, si arriverà anche questo, si arriverà. Quando la verità sarà portata completamente a conoscenza di tutti, perché purtroppo ancora molti non la conoscono, si arriverà anche al momento in cui vi sarà chiesto scusa per tutto il dolore a cui siete stati sottoposti. Marisa, ti ringrazio tanto. E grazie a voi. E un arrivederci a presto. Speriamo di poter di nuovo prendere una valigia e un aereo e attraversare il mare. E trovarci di nuovo a qualche incontro dedicato al giorno del ricordo, davvero in presenza, e poterci di nuovo riabbracciare. Grazie sì. Marisa, grazie ancora. Ciao. Grazie Cristina. Ciao. Grazie.